con tutti, perché ho visto lo scempio che avete fatto con il fantoccio di mio nonno Benito Mussolini a testa giù davanti ai bambini che lo prendevano a bastonate. Lei deve chiedere scusa alla città di Macerata, alla famiglia Mussolini, perché è un atto osceno. Di Macerata che ha vissuto dei fatti gravissimi. Io non ho voluto fare un gesto dimostrativo in onore di Pamela. Lei cosa ha da dire, signor Presidente? Vuole ritirare le deleghe all'assessore che ha fatto anche dei post a favore di lei? Si deve vergognare di quello che ha detto, adesso non ho ancora ragione. Se ne va come i fascisti che non ascoltavano. Venga ad ascoltare quello che io l'ho ascoltata. Venga ad ascoltare quello che io ho da dirle. Venga ad ascoltare quello che io ho. Che lei si deve vergognare di quello che ha fatto, perché io ho condannato esplicito. Ascolti. Non prevarichi, ascolti come io ho fatto pazientemente con lei. Sì, riprendete. Ascolti come io ho fatto pazientemente con lei. Io ho fatto una condanna esplicita di quello. Basta che lei legga, lei, ho visto che lei non legge. Pubblicamente, mi faccia parlare. Io ho un tono alto. Lei metta giù il dito e ascolti come io ho ascoltato lei. Io posso sopportare il fantoccio e no, lei non sopporta il dito. Guardi, non mi tocchi perché... Ma io non lo so soltanto. Ma scusi, mi dica una cosa. Vuole chiedere scusa alla città di Io ho già detto... Per questo... No, lo deve fare in faccia ma a me. Chi? Io ho già detto che ho condannato... Io ho condannato quell'ignobile gesto. Chieda scusa ho condannato quell'ignobile gesto. No, e l'ho reso e l'ho dichiarato indegno. Ha capito? Lei chieda scusa all'amministrazione perché ha dichiarato e ha insultato un'amministrazione che non ha... Sì, lei ha insultato, l'ho ascoltata stamattina, io ho dichiarato, ho affermato chiaramente, quel gesto è indegno e incredibile, è indegno e ignobile, ha capito? Chieda scusa alla famiglia Mussolini. Lei non sente, mi sa, chieda scusa in faccia a me, così. No, io glielo dico, io ho già dichiarato... Nessuno. Io ho già dichiarato no, quello che dovevo. L'ho dichiarato! Forza Italia che non ha fatto entrare. No, Forza Italia. No, lei mi ha chiesto. Lei non mi deve urlare. Chieda scusa alla famiglia. Lei ha chiesto un incontro privato. Lei ha chiesto un incontro privato. Lascialo stare, dai, andiamo, lei non ha chiesto scusa, tanto non importa. No, ma adesso lei... andrete al governo, fate quello che no, ci andrete voi, ci andrà lei, ci andrà lei. Ma... Permesso. Vergogna, vergogna di tutto, 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 vergogna di